Ehi, hey, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yokai Watch Randomizer. Era da un paio di settimane che mancava più o meno un appuntamento con Yokai Watch. La prima settimana che è mancato me ne sono veramente scordato. Oh, sono arrivato a sabato e ho detto, ma non dovevo caricare Yokai Watch oggi? Ed è passata così. Poi sono usciti Pokémon Scarlatte e Pokémon Violetto e ho detto, ok, facciamo un po' che lo carico il prossimo sabato perché a sto giro è meglio caricare Pokémon che... C'è troppa roba, ci vuole più di quella che avevo preventivato. Quindi, cominciamo questo nuovo capitolo di Yokai Watch. Oggi è la notte del museo? La ricerca di Pierre, è una notte al museo questa. Non mi ricordo però come si prende il rango B. Mandra, Link, basta seguire le frecce. Non mi ritrovo gli yokai. Tra l'altro, un paio di slottate dovrebbero uscirci. Dove vado? Ti imboscare nelle fratte. Toh, ci vuole il rango B, un parcologio. In effetti sì, non ha senso. Potevano trovare un modo migliore per fregarti con i parcologi, ma no. Che poi, tra le altre cose, una notte al museo ci sblocca Traspec. Il fast travel che viene sbloccato verso la fine del gioco non è la cosa migliore. Comunque, dato che devo andare a Monte Selvoscura, facciamo anche qualche slottata e ce la godiamo. Quante monete ho? Ah, ce n'ho un bel po', voglia. Fino a fine gioco mi bastano, credo. Non penso che farò più di altri 3 episodi. Ma perché le monete? Potrei provare effettivamente altre monete, ma mi escono sempre le stesse cose. C'è un bel lingua, non male. C'è anche l'uovo in mezzo. Ma la lingua di che sarà fatta? Una vera lingua di bu... No, topazio no? Vabbè, sì, dai, ormai chi se ne frega tanto è uguale. Un'altra campanellina? Sì. Devo chiamare appunto Topanian. O Topanian. Che cacchio di nome stupido. Ah? De Manone? Ah sì, perché per il segreto, bene. Ma che cacchio! Cioè, De Manone sarebbe Bluetooth? Cavolo! Vabbè, però posso comunque farcela. Non è... No, è debolino, a quanto pare. È debolino, bene, meno male. È a livello al quale lo incontri, per fortuna. A quale incontri De Manone, certo. Ah, ok. Sì, qui serviva anche per prendere, no, il volante per il carrellino che poi... Ok. Ah, Ghelo? Ma non è Ghelo. Chi è in realtà? Tremalavo. Siete pazzi voi? Tra l'altro sì, ho aumentato la velocità del gioco perché è più comodo. Si fa prima. Questo Energimax non verrà mai caricato. Dio, gelo pure. Buono. Data? Buona. Madonna! 11.000! E che cos'è? Malavo, tu devi stare buono e tranquillo. Tu devi stare bravo. Rango B preso ad ogni modo. Devo andare di notte al museo, questo me lo ricordo, ma non ricordo se si può attivare anche di notte la missione di Pierre. Perché in teoria dovrei parlarci prima e poi dopo lui mi dice sì, andiamo al museo di notte, che bello, invece no. Niente, la mamma di Pierre non mi fa parlare con lui. Pierre, che dobbiamo fare allora? Ci ho messo così tanto, devo prendere il rango B. A questo punto bisogna visitare il museo, ma... Dovremmo tornarci poi di notte. Beh, ci siamo divertiti entrambi, vero? Anche se non hai trovato quello che stavi cercando. Cosa stavi cercando esattamente? Girano delle strane voci sul museo. Uno degli oggetti in esposizione andrebbe in giro per il museo da solo. Però come facciamo a vederlo? Dobbiamo chiedere alle receptionist, magari loro sanno qualcosa. Ah, ne stanno parlando in questo momento. Sembrava che mi scrutasse dal lato opposto della sala. Beh, se l'hai vista tu, allora bene, lei non mente mai, dice sempre la verità. Ci fermiamo di notte e scopriamo, insomma, con qualche trick e ballacche, se c'è effettivamente qualcosa che si muove di notte per il museo che va in giro da sola. Il che sarebbe molto figo. Papà, mamma, io esco, vado in giro da sola, eh. Non vi preoccupate per me. Più che altro, questa missione non è tanto noiosa quanto la prossima che sarà all'interno della scuola, quindi contro il ragno gigante nel bagno. Cerchiamo un'entrata, fortunatamente l'entrata è qui. Mirapo. Traspec, sì. Vabbè, in inglese è più bello. Dobbiamo quindi spostarci con tutti questi Traspec fino ad arrivare al punto per il quale vogliamo arrivare, è ovvio. Ma qual è il punto per il quale dobbiamo arrivare? Ecco qui. Dentro questa pianta c'è una chiave per il cavò. Così, non è che c'era un custode, un guardiano, no. Ho fatto, Pierre, ho trovato la chiave, quindi ora possiamo entrare nel caveau? A quanto pare sì. Bene, bravo. Eccoci qui allora. Vediamo un po'. Chi sarà la misteriosa
Figura che se ne va in giro di notte nel museo. E il nemico è... Tra tutti proprio quello peggiore, eh? Non so quanto sia forte, ma non gli abbiamo fatto nulla. Oddio, quanto è lento al 100% il gioco. Meglio un pochino di più. Già 110 è meglio. Ah, sì, la perla, mi ricordo ora. La perla maledetta. È strano il nemico questo, ci vuole colpire la perla. Gira, maledizione, quanto è fastidioso gira sto coso qui. Invece no, per pulire gli yokai è facile. Più o meno. E vabbè però, allora, ciccio bello, tu però non puoi far così come ti pare, eh. Ok, poi. Punto debole, eccolo qua. Yeah! E vai così, vai col tango, oi oi. Let's go, let's go. Che è successo? Cosa è successo? Cosa? Perché? Perché è finita? Ma fammi salvare, aspetta, fammi salvare perché non mi fido. E qui ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare. Salvare. Quando capita questo bug in particolare, se si salva si perde la run completamente. E io non sapendolo ho salvato, quindi ho perso praticamente il salvataggio. Purtroppo io ho salvato dopo aver visto che la fight si era interrotta e anche ripremendoci non succedeva nulla, ho detto vabbè, salvo. Ho provato a levare la mod per vedere se magari affrontando qualche yokai normale, mettendo una squadra di soli yokai normali, potevo affrontarla e niente. Il problema è stato causato non solo dalla mia sbadataggine nel salvare, ma anche dal non aver letto il file leggimi. Il file leggimi contiene i bug più noti che non sono ancora stati risolti e che quindi devi leggere per magari poi salvarti il salvataggio nel caso capiti uno di quei bug. Però che ho deciso che ricomincio il gioco, sono già quasi in pari, quindi sabato prossimo si continua con Yokai Watch e mi dispiace dover interrompere il video qui, ma è andata così oggi. Però in descrizione trovate tutti quanti i link utili, il link al Discord di Tinifan e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!